E ciao a tutti ragazzi, io sono BenGamer e anche oggi siamo tornati col torneo più bello d'Italia, ovvero il PES Landia League. Come già pianificato nello scorso videoblog, il sottoscritto non partirà dalla B, ma bensì grazie anche all'abbandono di un ragazzo che ha già disputato la prima stagione in Ligue 1, sono stato ripescato nella massima serie. Stavolta però ragazzi non troverete il solito Bastia, o Bastia detto in francese. Bene o male il modulo è sempre quello, ma ho totalmente modificato la rosa dei giocatori e cercato di affinare al massimo, grazie anche alle amichevole fatte con gli altri ragazzi, le tattiche con e senza possesso palla. Ovviamente molto probabilmente non ho raggiunto la perfezione riguardo questa squadra, ma dalle amichevole disputate penso di aver trovato l'equilibrio giusto per poter giocare. Poi ovviamente il resto ragazzi lo devo mettere io con le mie capacità. Ad ogni modo oggi andremo a disputare la prima giornata di campionato fuori casa contro il Bordeaux di Alessandro Lucchi. Quindi ragazzi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito alla partita. Ok ragazzi, si parte, mettetevi comodi e godetevi la partita. E ovviamente speriamo di fare una bella figura, no? Oh, fa girare bene la palla, cazzo. Fa girare bene la palla, m'ha fregato alla grande, cazzo, m'ha fregato alla grande. Bravissimo! Bella. Bella. Vai, Schürrle. No, pallo, cazzo, no. Che? Lag. Non mi è piaciuto quel lag. Vai, Farfan. Via, arriva sta cazzo di palla, ottimo. Bella cazzo, bella cazzo, bella cazzo. Vai Schürrle, vai Schürrle. Ma che cazzo ragazzi, fuori porta. Ma ci sto credendo. 2 su 2 me ne ha sbagliate, 2 su 2. No, cazzo gli ho lasciato. Mamma mia, gli ho lasciato una tastata, poteva benissimo entrare. Cioè vedi che succede quando sbaglia sto cazzo di gioco a selezionare il giocatore. Via, bravo Crescito. Dai, Rodriguez, alle tue coglioni. No. Madonna. Ma dai, che cazzo di culo, no, che palle. E che palle. Picchia, non la prende. Cioè, ma da dove cazzo è passata quella palla Rodriguez, ragazzi? Non l'ha agganciata, mo' dire. Non ci sto credendo, ragazzi, veramente. Dai, cazzo. Da fuori area. Ma sti gol da fuori area li prendo soltanto io, non ho capito. Tutti 1-2, vaffanculo! Non si ferma! Dai, cazzo! Guarda, 300 ne ho addosso! Dai, passala! Ma che cazzo, ragazzi? È bravissimo a difendere, è bravissimo. Dai, pure fallo ho fatto io, ma che cavolo, vaffanculo. Dai, cazzo! Dai! Non ci potrò mai credere. E fallo.
Oh, s'abbazzano. Vabbè, oh, ce n'era fossi giallo per cui a te. Ok. Ma buttala così, vaffanculo. Il palo! No, vabbè, ragazzi. Sì, valla a fermare, Salamo. Poi parte filtrante. Eccola lì, fuori gioco, almeno c'è di buono quello. Vabbè, ragazzi, ormai è finita, siamo a tempo scaduto. 4-0, bravo, bravo, bravo. Bravo Alessandro, ho giocato veramente molto bene. Al di sopra delle mie aspettative, devo essere sincero. Oh, ragazzi, inizia male anche questa stagione, inizia nel peggiore dei modi. Come già detto ragazzi all'inizio video, devo ancora sistemare alcune piccolezze, però secondo me la squadra gira abbastanza bene. C'è anche da dire che ho qualche giocatore con la freccetta blu, però vabbè ragazzi, dai, tutto sommato non mi posso lamentare. Faccio anche un mea culpa, anche perché forse in questa partita sono stato un po' troppo frettoloso nei passaggi, devo cercare un attimo di impostare meglio le azioni. Ad ogni modo ragazzi, concludo qui anche questo episodio come sempre, spero che il video vi sia piaciuto, quindi vi lasciate un bel pollice in su e commentare. Alla prossima, ciao!